Sì, tornando ai social, ho visto un giochino recentemente, una piccola sfida che si chiama Alpha Battle sì. su TikTok, in cui due persone discutevano da punti di vista diversi su un argomento e esattamente come secondo me si dovrebbe fare nei confronti delle notizie sui social che non interessano a nessuno, in maniera completamente randomica, l'unica regola era di iniziare ogni frase seguendo l'ordine delle lettere dell'alfabeto. Okay. Quindi è un dibattito che dove se tu inizi la tua prima frase con la A, io dovrò seguirla per forza con la B, e poi con C. Non importa essere d'accordo o non essere d'accordo. Okay. Volevo provare a fare questa cosa con te su un argomento su cui io personalmente non ho nessuna opinione, però mi divertirebbe provare ad averne una e soprattutto seguendo l'alfabeto. Okay. La questione è Rosa Chemical, Fedez, Ferragni. Ok? Il bacio, il litigio, così. Ne stanno parlando tutti, io non ho nessun tipo di opinione a riguardo. Tu? Nemmeno io, ma proprio nessuna. Che lato vuoi tenere? Scegli tu, io scelgo l'altro. Cioè, rispetto alla questione... Non lo so, ha fatto bene ad arrabbiarsi, è tradimento aver baciato... No, per me non è tradimento. Neanche per me. Però, se vuoi, io dico che sì. Vai, va ok, bene. Per te no, e per me sì. Per me no, per te sì. Ok, ok. Allora, iniziamo dibattito tra me e Matilda, rigorosamente seguendo l'ordine alfabetico delle lettere. Ok, parti tu con la A. Ale, scusami, non mi ricordo più cosa sostieni tu e cosa sostieni io. Per me non è tradimento. Ok, per me allora sì, dai, va bene. Okay. Vai. Ale, ti posso dire, secondo me non è tradimento, assolutamente no. Basta metterlo nell'ordine mentale giusto, per cui devi anche capire quando una persona si può offendere. Cosa dici? Cosa dici? Dadaismo. Al limite lo possiamo chiamare dadaismo quel momento, ma non mi è sembrata di sicuro una cosa fatta con cattività. Essenzialmente, secondo me, stai dicendo una cazzata. Fedez non ha messo la lingua, se guardi bene. Lui no, lui no. Guarda, ma al di là della lingua, c'era una cosa tra amici. Oh! Amici! Certo, vaglielo a dire a Chiara. Idiota, 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 è una cazzata proprio. Forse era meglio se iniziamo. Jolly, hai trovato un jolly nel mazzo e me lo stai girando contro? Kant non so cosa direbbe di questa storia. Lascia perdere, guarda, perché io veramente non ho più niente da dire. Mamma mia, comunque che palle queste storie, veramente. No, era io, mamma mia. Non volevo parlarne, infatti, eh. No, sei tu che hai iniziato, io non volevo parlarne. Oh, santo cielo. Parla. Quando la smetteremo di dare importanza a queste cose così? Rimarremo bloccati qua fino a che i social continueranno ad avere un'importanza nelle nostre vite. Sono d'accordo, su questo sono d'accordo. Trovato un punto d'accordo, trovato un punto comune. Unica cosa che secondo me Fedez si è preso un po' uno spazio che apparteneva a Chiara. Vagliene a fare una colpa. Wow, sei un po' maschilista in questo, scusa. Xilofono. Cioè, è l'unico. Yuppie. Zia, dai, hai ragione tu, dai, non ne voglio più sapere niente. Va bene. Mati, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille. In bocca al lupo, quando comincia? Oggi. La legge di Lidia Poet. La legge di Lidia Poet. In bocca al lupo per tutto. Fate un grande applauso a Matilda De Angelis.